curare il tuo look ti aiuta a conoscere donne, ti aiuta a piacere di più. L'abito fa il monaco. Io lo dico sempre, che la bellezza con le donne conta in minima parte. È così. Ovvio che se uno nasce bello non è che deve sfregiarsi la faccia. Ma per quelli che non sono nati belli come Brad Pitt, non c'è problema, davvero. Essere belli su una scala da 1 a 10 conta 4. Curare il proprio look in una scala da 1 a 10 conta 10. Le ragazze, ti assicuro, possono accettare di non avere accanto Mister Universo, ma se non curiamo adeguatamente il look, lì sì che non si va da nessuna parte. Un uomo bruttino che però si sa valorizzare, si sa vestire e ha buon gusto anche per gli accessori che indossa e ci abbina magari alcune skills che impara i nostri corsi, ti assicuro che fa la stessa figura, forse anche di più, di uno che è nato con la parte estetica. Le ragazze possono accettare una mancanza o un difetto, se così vogliamo, quindi la parte estetica. Non possono accettare uno brutto e che non cura il look. Lì sì che allora non c'è speranza. Trova il tuo stile. Guarda dei cataloghi di moda, informati su internet. Io per esempio sono da sempre affascinato dalle camicie. Come puoi vedere, cravattini stretti, mi piace. Ognuno ha i suoi gusti, ma massimizza e agisci con gusto. Un look trascurato non produce risultati. Idem per gli accessori. Portare bracciali, orologi, anelli ti dà quel tocco in più, crea anche dibattito. Tantissime volte ragazze mi chiedono per esempio di questo anello, tantissime. I risultati arrivano, devi prima formattare il tuo look. Non è un caso che molti studenti, prima di affrontare un corso dal vivo, vengano consigliati anche sulla parte look, dove abbiamo un corso apposta sul nostro sito. Quindi abbandona camicie di 50 anni fa, pantaloni a zampa che si usavano quando c'erano i Backstreet Boys e via dicendo. Valorizza la tua persona.